Allora, laggiù serve solo un tasso di pioggia, però si può conciliare. Teatro per ragazzi, teatro della città e eventi vari. Abbiamo 7 spettacoli di prosa che sono un po' la punta dei diamanti, arricchita da grandi numeri di spettacolo. E anche però spazio dei giovani interpreti e delle giovani interpreti. È una collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo che presenta due lavori e che è anche il nostro partner, perché noi torneremo con la Christmas Carol, con lo spettacolo che abbiamo presentato la scorsa stagione, che riprenderemo questa stagione appunto all'inizio di novembre. E grande varietà, grande appunto varietà di genere, molto spazio alla musica, concerti e il Istituto Tostiano che in particolare collabora, insomma, di punta della città, concerti organizzati dal maestro Paolo Angelucci, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Sì, grandi attori, grandi personaggi e anche grandi testi. Grandi testi, sì, grandi titoli, quindi siamo molto contenti, è stato molto impegnativo perché chiaramente abbiamo dovuto fare il tutto rimanendo all'interno di un budget che ci è stato affidato e non è così facile perché portate i grossi nomi sempre il suo costo, ecco, diciamo. Però siamo riusciti con l'aiuto soprattutto di ACS, che è l'organizzazione, il circuito, diciamo, abruzzese, e siamo riusciti a mettere insieme questa stagione, siamo molto contenti. Ci sono delle cose che sono in via di definizione, come il teatro con ragazzi, però la maggior parte delle cose sono già state avviate ed è un grosso, con molto orgoglio, perché appunto il 2 giugno aprirà la vendita degli abbonamenti e siamo in largo anticipo rispetto al solito, rispetto anche credo al resto dell'Abruzzo. Sì, questo anticipo permette di programmare meglio ma anche di fidelizzarsi con le persone del territorio. Assolutamente, c'è più tempo, il 2 giugno tra l'altro è un giorno di festa, quindi sicuramente le persone saranno a passeggio, saranno in giro, quindi avranno piacere di venire anche a teatro. E largo anticipo abbiamo tutta l'estate, perché poi i biglietti andranno in vendita dal 3 agosto. E per cui ecco, speriamo veramente di fare tanti abbonati, perché l'intento è proprio di portare il teatro verso la gente, verso il pubblico. Abbiamo anche allargato la pubblicità al resto della regione, quindi non più solo Ortona e dintorni, ma anche tutto il resto, attraverso pubblicità sugli autobus, manifesti, cartelloni, insomma ci siamo dati da fare. Grazie.